In circuito canyon, come negli altri circuiti, ci sono fondamentalmente il punto abilità che si ottiene completando il circuito entro un tot di tempo, il trofeo che in questo caso si sblocca distruggendo 5 centauri sul percorso, diciamo nei tunnel, non dico stradale, ma è una sorta di sentiero di percorso. E infine c'è la sfida di Hunter, che richiede di distruggere certi bersagli con il mirino e il puntatore laser, ma alla fine vedremo per ultima cosa dove si trova Hunter. Ora facciamo il circuito, vediamo come si completa per ottenere il punto abilità e anche il trofeo. Prima di tutto si parte con gli arieti, l'importante è dirigere bene Spiro finché si cambia quota e si cambia direzione, non commettere errori. Se è possibile, sarebbe meglio distruggere anche uno o due centauri durante questo percorso. Anche senza perdere troppo tempo per quelli. Dopo gli arieti ci sono gli anelli. E qui nel tunnel si inizia a caricare. Si salta, altrimenti Spiro cade di sotto. Anche qui. A questo punto si dovrebbe aver già ottenuto il trofeo. Una volta arrivati qui, si cerca di uccidere gli avvoltoi volando in senso contrario a loro per impiegare meno tempo. Io ho la super fiamma, ma chiaramente si fa anche senza. Ok, non ho fatto un nuovo record, però comunque è un buon tempo, il punto abilità si prende lo stesso. Ora vediamo dove si trova Hunter. Allora, dall'inizio del circuito si vira indietro e si segue questo percorso fatto dai centauri per raggiungere subito la valle con gli avvoltoi. Si sta sulla sinistra e qui c'è Hunter. Appunto, questo aeroplanino, questo jet lo comanda e lo pilota lui e noi dobbiamo soltanto sparare i bersagli usando il mirino.